degli esponenti di partiti non sono qui, diciamo, a nome di quel partito o dell'altro, ma più che altro perché coinvolti in quanto cittadini di questa bellissima città che è Torino. Devo anche, amico, dire che purtroppo il professor Beluzzi non è potuto essere presente perché aveva una problematica in un carcere a Piacenza, però siccome gli ha molto piacere di intervenire e ha molto piacere di intervenire, faremo una telefonata, anche se magari non tanto lunga, d'accordo? Ecco, come vedete è già arrivato l'onorevole Conchezio, dalla sua sinistra è Carlo Maria Manetti. Sì, lo so, dovevo cominciare dalla signora De Mari. Al centro Silvana De Mari. Continuiamo con l'applauso a Maurizio Madone. E finiamo con Luca Donadoni. È una cosa autogestita, è l'essenziale, facciamo, come si dice, quelle cose minimali. La telefonata a Meluzzi la facciamo subito, così sgombriamo il campo. Cosa ne dite? Proviamo a telefonare. Qualcuno di voi c'ha il numero? Io. Vediamo se risponde. Le persone che interverranno dopo sono pregate di venire qui per cortesia, perché questo microfono più lo spostiamo più rischia di non funzionare. Professore, buonasera, sono Armando Manocchia. Ecco, un saluto o anche qualcosa di più, io lo metto in diretta con la sala, che è abbastanza aggredita, le dirò. Grazie, il tema lo sa benissimo, parliamo di moschee e volevo avere il suo parere. Grazie professore, parli pure. Libera, autonoma, divergente, autorevole nel panorama dei media italiani, in particolare UE. Il tema di oggi è fondamentale, perché vedete, quando si parla di Islam bisogna ricordare una cosa fondamentale: l'Islam non è una religione, ma non è principalmente una religione, nel senso che innanzitutto anche dalla sua nascita, dall'Egira nel 622 dopo Cristo, un grande sistema giuridico posto per conciliare all'interno di un unico sistema la sede, la religione e la legge civile. Infatti nell'Islam non c'è nessuna distinzione tra la legge civile, la legge politica, la legge statuale, la legalità e i dettami della fede. Quindi nell'Islam non si dà che ci sia un peccato che non sia un reato che non sia un peccato. Quindi l'Islam è un grande, colossale sistema giuridico, e infatti si basa sull'esistenza di un'entità che è l'Umma, cioè un grande califfato che va dall'Atlantico fino all'Oceano Pacifico, come ben si sa, e che rappresenta, come dire, il vero orizzonte di senso del mondo islamico. Quindi se non si parte da questo posto non si può ragionare neanche sulla funzione fondamentale di quello che rappresenta nella nostra civiltà, dei pericoli che crea, delle perplessità e delle cautele che la sua esistenza deve evidentemente introdurre. Perché se non si capisce questo, si rischia di confondere il problema della sua presenza nella nostra civiltà con un problema di tolleranza, di libertà religiosa, di valori illuministi. E questo naturalmente è un gravissimo errore, perché seppure volterianamente, anche se Voltaire non ha mai detto questa frase, ma gli è stata attribuita e forse l'avrei voluto pensare, che io sono pronto a morire perché tu possa esprimere una posizione diversa dalla mia, e questa può essere la base di un certo tipo di idea della tolleranza illuminista che noi abbiamo ereditato dalla civiltà giudaico-cristiana e dal secolo dei lumi, e vedo che sul presupposto che noi dobbiamo difendere la nostra distruzione, allora è un cortocircuito che ti distrugge e che c'è niente. Non si adatta nella storia della civiltà, questo non lo dice la mia debolissima autorevolezza intellettuale, ma quella del grande professor Sartori, prima di morire, che ci sia stata una sola civiltà, religione, fede, identità socioculturale o politica che abbia potuto convivere pacificamente con lui. Dove l'Islam è arrivato,
ha cancellato ogni preesistenza. Pensate che cos'era la Turchia ai tempi di Paolo, pensate cos'era il Nord Africa ai tempi dell'impero bizantino cristiano, oppure è stato cacciato come l'Andalusia dei Mori da Isabella la Cattolica, ma non si è dato mai che l'Islam è dovuto coabitare con un approccio diverso. Pensate anche alla vicenda dell'India recente, pensate alla vicenda dell'Indonesia, e capirete che la convivenza con l'Islam è difficile. Io non dico che sia possibile, ma gli unici islamici buoni per noi sono i cattivi islamici, cioè sono gli islamici non praticanti, che possono permettersi di essere praticanti finché sono protetti dalle nostre costituzioni liberali e dalle nostre politiche, ma cessano di poterlo essere appena la Sharia, cioè che la legge religiosa, ma anche civile, che governa tutti i paesi islamici, 2 miliardi di islamici sono governati dalla Sharia, e quindi rende il problema anche di che cos'è la moschea o la costruzione della moschea una questione molto tecnica, molto tecnica, perché la moschea non è una chiesa, la moschea non è un tempio buddista, la moschea non è un tempio induista, la moschea non è una sezione di partito, la moschea non è un tribunale, ma è tutte queste cose insieme, perché è un tribunale, è un luogo di commercio, è un luogo dove si esercitano arbitrati economici, familiari e giuridici, è un tempio, è tutte queste cose insieme. Quindi costruire una moschea vuol dire costruire un enclave, che è un luogo dove un certo tipo di, diciamo, che multiculturalismo anglosassone, come la periferia di Londra, la Baviera di Parigi, che ha fermato, ne ha fatto un polo di aggregazione assolutamente impermeabile alla nostra legge, impermeabile alle nostre indagini, impermeabile alla nostra conoscenza, e quindi una sorta di microstato nello Stato, che poi diventa un macrostato. E quando gli islamici sono 2% della popolazione, chiedono tolleranza, quando sono 10% della popolazione, esigono tolleranza. Quando sono il 20% della popolazione vogliono imporre nel loro territorio la loro legge, e quando superano questa soglia la vogliono imporre per tutti. Quindi se noi ricordiamo che nell'Italia dal 2040 al 2050 si stima la presenza dei 18-20 milioni di residenti di civiltà e religione islamica, voi capirete che mangiare una porchetta di riccia per strada o bere un whisky al bar sarà assolutamente impossibile. Di qui bisogna partire. Io non dico che ci siano soluzioni facili, ma se noi non teniamo conto di tutto questo, andremo contro un muro senza neanche esserci accorti. Occorre riflettere con libertà, quella che il mio amico Manocchi e i presenti conoscono bene, occorre riflettere senza pregiudizi ma anche senza inibizioni, fuggendo quella trappola ipnotica del politically correct che ha inebetito la cultura dell'Occidente, rendendolo debole, vulnerabile e incapace di riflettere sul presente e sul futuro. Ricordate quello che diceva l'eccissimo Boumediene algerino: sarà il ventre delle nostre donne a conquistare l'Occidente. Effettivamente, se gli islamici fanno 6-8 figli per coppia e non ne facciamo nessuno, non c'è nessuna speranza per il futuro. Ma occorre riflettere sulla ragione di tutto questo. E se non riflettiamo per la nostra superiore civiltà, superiore non fosse altro perché ha imparato la legge della tolleranza, la legge del pluralismo, la legge della laicità dello Stato, per questa nostra civiltà che abbiamo costruito sul pianeta non vi sarà futuro, come non è avvenuto in tutti quei paesi dove l'islamizzazione è diventata un potere pervasivo che purtroppo vediamo in azione, e ahimè, se non correremo ai ripari, si affermerà anche da lui. Questa è la riflessione un po' pessimista che volevo lasciare, ma certamente occorre granscianamente essere pessimisti nella ragione ma ottimisti nella volontà, e soprattutto non pensare che la battaglia sia già perduta. Grazie professore, grazie, e grazie per lei. Bene, volevo fare l'introduzione, come di solito si fa, quindi prendo qualche minuto anch'io per introdurre il tema di questo pomeriggio, di questo convegno. Partiamo dal presupposto che l'Italia è uno Stato laico e riconosce la libertà religiosa a tutti senza alcuna discriminazione. Stiamo parlando di moschea, per cui parliamo di aprire luoghi di culto, parliamo di edilizia di culto. L'edilizia di culto con la quale le regioni e sussidiariamente i comuni concedono permessi e terreni per la costruzione di luoghi di culto, ergo moschee, eludono sia l'articolo 8 della Costituzione, comma 2 e comma 3, che le maglie sfrangiate dalle competenti di detta materia identificate nell'articolo 117, quello che parla dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. C'è poi l'articolo 7. Lo Stato e la Chiesa Cattolica, sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi.
Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Cosa dice l'articolo 8? L'articolo 8 al comma 1 recita che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Lo ripeto perché è quello più importante a cui giriamo intorno. Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Questo articolo, questo comma, applica in ambito religioso il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3, che poi vi leggerò. La Costituzione pone sullo stesso piano tutte le religioni che non abbiano usi in contrasto con le leggi. La Repubblica si ispira dunque ad un atteggiamento di neutralità nei confronti dei diversi culti e si impegna a tutelare senza distinzione tutte le confessioni religiose. Dicevo dell'articolo 3, recita: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo articolo spiega in qualche modo perché, oltre all'uguaglianza in materia, come dice l'articolo 8, che ve lo ribadisco sempre, tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, è garantita anche dalla libertà di fede religiosa, dell'articolo 19, che consiste nel diritto di tutti i cittadini di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. Cosa dice questo articolo 19? Scusate se vado veloce, però le persone che devono parlare sono tutte molto più interessanti di quello che dico io, ma l'introduzione va fatta. L'articolo 19 dice: tutti hanno diritto, ripeto un po' quello che ho appena detto purtroppo, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di fare propaganda e di esercitare in privato e in pubblico il culto, purché non si tratti di diritti contrari al buon costume. Ma veniamo al punto che mi interessa, che ci interessa, che è sempre l'articolo 8, però non il comma 1, che ripeto dice tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, ma il comma 2, perché molte persone si fermano soltanto lì al comma 1, cioè la libertà religiosa. C'è il comma 2, che è estremamente importante, ed è quello che ci riguarda, che sicuramente tratteremo più di altri oggi, che dice: le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordine giuridico italiano. Il comma 3, sempre dell'articolo 8, recita: i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Ora, la Costituzione richiede questo patto di intesa che viene sottoscritto da rappresentanti della confessione religiosa e lo Stato italiano. Questo patto viene sottoposto alle Camere per il passaggio in legge. La legge consente un controllo da parte dello Stato affinché la confessione religiosa professata non sia portatrice di una concezione di vita che induce a vivere il rapporto tra fede e Stato secondo modalità profondamente diverse dai convincimenti religiosi o meno che la maggioranza dei cittadini recepisce come disvalore e incompatibili con il nostro ordinamento giuridico. Questo è un passaggio secondo me fondamentale, ma mi chiedo e vi chiedo, e lo chiedo piuttosto ai relatori: ma come si pone l'Islam rispetto all'ordinamento giuridico italiano e rispetto ai principi di riconoscimento di libertà e di dignità della persona garantiti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo? E poi, nella legislazione ordinaria, perché oltre alla Costituzione c'è la legislazione ordinaria, adesso non vi sto a citare la legge, dice che la confessione islamica, ci faccio storia, la confessione islamica non rientra nei presupposti della norma poiché professa principi contrari all'ordine pubblico. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica per i loro rapporti con lo Stato italiano, in particolare per quello che attiene alla costituzione degli edifici di culto, hanno raggiunto il cosiddetto patto di intesa, ratificato con legge dello Stato in conformità all'articolo 8,2 e 3, che abbiamo detto più volte,
E l'hanno fatto questo, l'Unione delle Comunità Ebraiche, l'Unione Evangelica Battista d'Italia, le case evangeliche e poche altre, quindi questi patti d'intesa. L'Islam non riconosce e non ha sottoscritto la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in quanto la considera incompatibile con la concezione di vita e dei valori dell'Islam. Nel Corano e nella legge islamica ci sono centinaia di versetti che regolamentano i vari aspetti dell'esistenza dei musulmani, nonché pratiche imposte da Allah ai loro fedeli, che sono in totale contrasto con le leggi laiche dello Stato, sia in tema di diritto civile che penale, sia in temi che concernono la sacralità della vita di tutti, la validità della persona, la validità tra uomo e donna e la libertà di scelta religiosa. Noi ci troviamo però ad avere a che fare con, o meglio noi, lo Stato ha degli interlocutori un po' strani. Infatti queste persone si presentano come imam e vengono equiparati purtroppo a ministri di culto. Anche i presidenti di sedicenti comunità islamiche, perché perdonatemi questa parola sedicente, perché come sedicente la loro, sarà sedicente anche la mia, comunità islamica. Io credo che nessuno, a parte il presidente di una nazione, possa parlare a nome della comunità italiana. In Italia penso che solo Mattarella, forse il primo ministro, può parlare a nome della comunità italiana. Non una vostra o una mia associazione italiana possa parlare a nome di una comunità italiana. Io parlo a nome della mia associazione e voi parlate a nome della vostra associazione, se ne avete una. Questi invece parlano a nome della comunità islamica, mi riferisco a LUCOI, per esempio, che è l'Unione delle Comunità Islamiche, un sacco di associazioni che dicono di rappresentare la comunità islamica. Un falso, perché il professor Meluzzi un attimo fa ci parlava di 2 miliardi, 2 miliardi di persone, se non sono 2 miliardi sono 1 miliardo e mezzo, quelli che sono sempre troppi e comunque sia nessuno li può rappresentare tutti. Penso che soltanto il Corano li rappresenti tutti, solo la Sharia li rappresenti tutti, solo Allah li rappresenta tutti, solo Maometto li rappresenta tutti. Però nessuno di questi quattro che ho citato può fare un patto d'intesa con lo Stato italiano, per fortuna di quello. Quindi solo in Italia e in Europa questi imam sono stati trasformati da funzionari religiosi, il cui ambito appunto di competenza è limitato a una singola moschea, sono stati diciamo elevati a autorità religiosa nell'insieme di una città, di una provincia e di una regione. Di conseguenza la costruzione dell'edificio di culto, di questa confessione diversa dal culto della religione cattolica, rientrerebbe nel comma 2 lettera C, adesso non sto ad andare nel tecnico. In parole povere è un tema che riguarda lo Stato, perché appunto è lo Stato che con i patti d'intesa regolamenta i rapporti con la confessione religiosa, non certo le regioni e i comuni, questo voglio dire. E che gli aspetti di questo, perché gli aspetti di questo hanno insieme in contrasto con il nostro ordinamento giuridico. E successivamente che allaccia la lettera C, la lettera S, posto che la tutela del bene culturale, nella specie religiosa e in maggior analisi nell'edificio di culto, è la salvaguardia delle esigenze e degli interessi di carattere religioso. Sto per chiudere, allora, infatti si parla di costruzione di edifici di culto per le religioni diverse dalla cattolica solo ed unicamente nei patti d'intesa, mai, mai nella legislazione ordinaria. I maomettani utilizzano sia la locuosità, sia la sovrapposizione e i confini a volte indefiniti della nostra legislazione per costruire ovunque edifici di culto, eludendo sia le leggi che le maglie sfrangiate della nostra Costituzione. Noi che facciamo? Noi assistiamo che i comuni, tra comuni e associazioni culturali islamiche, stipulano convenzioni inserendo in leggi regionali non solo l'autorizzazione ad aprire o costruire questi luoghi di culto, ma addirittura a semplice richiesta della pseudo-confessione religiosa, la regione sosterrà anche il finanziamento di questo edificio. Questo è quello che secondo me andava detto prima di dare la parola ai relatori. Per quello che riguarda le moschee, vi dico soltanto che, pensiero mio personale stavolta, che io la penso come Erdogan. È brutto, sì, lo so, però la penso come lui. Erdogan dice, o meglio diceva, o meglio ha detto, la democrazia è soltanto il treno sul quale saliamo fino a quando saremo arrivati all'obiettivo. Le moschee sono le nostre caserme, i minareti le nostre baionette, le cupole i nostri elmetti, i fedeli i nostri soldati. Ed è quello che sta accadendo. Grazie.
spazio, non dico che gestito, ma insomma abbastanza libero. Io darei la parola a Maurizio Marrone. Siamo nei 10 minuti, io me ne sono dato. Perché dopo ci sarebbe anche la possibilità per chi ha piacere di intervenire anche con una piccola considerazione, un paio di minuti si possono dare, o comunque fare delle domande per aprire un po' un dibattito con questi meravigliosi personaggi che ci sono ospiti. Grazie. Io prometto che saranno i 10 minuti, ma ci tengo comunque almeno un minuto a ringraziare l'amico Mannocchia per aver organizzato questo momento, davvero con altri amici ovviamente, ma davvero in pochissimo tempo e con un inequivocabile successo, nonostante addirittura sia stato difficile trovare un luogo dove poterlo organizzare. Fino all'ultimo, avrete notato, non si sapeva neanche dove sarebbe tenuto, perché in molte sale, purtroppo in molte parrocchie, lo dobbiamo anche dire, perché è giusto dire la verità, si dava l'ok, però poi quando si veniva a conoscenza dell'oggetto, non dei relatori, ma dell'oggetto del dibattito, allora si vede che subentrava un po' di timore e quindi l'autorizzazione all'utilizzo poi veniva meno. Siamo qui invece ospitati dalla circoscrizione 6. Io devo dire che sono a maggior ragione del fatto che ci troviamo qui, perché io credo che abbia un collegamento a questo luogo oggettivo al tema di cui andiamo a parlare. Intanto, oltre a ringraziare l'amico Mannocchia, ringrazio anche l'onorevole Augusta Montaruli, deputata alla Camera, che ci ha raggiunto qui. Ci tengo anche a ricordare che contro l'apertura di queste nuove moschee a Torino è stata avviata anche una petizione al Consiglio Comunale, una petizione formale alla città di Torino, che è avviata anche dal consigliere di circoscrizione Valerio Romanto, che è qua con noi e che ci ha anche aiutato a prendere la sala oggi. E quindi tutti i residenti nel comune di Torino che condividono questa causa li invito al tavolino in fondo ad apporre la propria firma per rafforzare questa istanza. Io mi sento di dire solo, ragionando sulla declinazione territoriale del tema di cui oggi stiamo parlando, che gli effetti nefasti dell'islamizzazione selvaggia delle nostre città, qui nella periferia nord di Torino, già li possiamo vedere concretamente. Io vedo in sala un altro caro amico, Sheriff, che è di origine egiziana, che è un cristiano copto, che negli ultimi anni è stato in più occasioni oggetto di vere e proprie aggressioni fisiche e discriminazioni e minacce, intimidazioni, solo perché viene ritenuto ovviamente in questa mentalità integralista una sorta di traditore, no? Perché è di origine medio orientale, di origine egiziana nel dettaglio, però è cristiano, cosa che ovviamente non è tollerata in alcuni quartieri di questa città. Per cui siamo al paradosso, lo accennava anche l'amico il professor Meluzzi, che non si è neanche più liberi di scegliere se alimentarsi o come alimentarsi in qualche periodo dell'anno. Magari durante il Ramadan non siamo neanche più liberi nelle nostre città, nelle nostre strade, di mangiare un panino, o una persona, solo perché ha un'origine non italiana, viene considerata traditrice perché magari viene osservata avere dell'alcol, che come sappiamo è vietata dall'Islam. Questa è la città in cui viviamo, una città, in particolare un quartiere, Barriera, dove già ci sono le proteste di alcune famiglie di fede islamica rispetto all'insegnamento delle ore di musica, neanche di religione cattolica, bensì di musica, perché è ritenuta una forma espressiva e irrispettosa dei dettami coranici. E questo è accaduto, e addirittura le istituzioni scolastiche, invece di rigettare sdegnosamente queste domande di censura, addirittura si è posto il tema di come coniugare il dibattito a livello multiculturale, per non parlare delle critiche agli allestimenti dei presepi o all'affissione dei simboli della cristianità come la croce negli edifici pubblici e nelle scuole, anche questo oggetto continuamente di attacco e di ostacolo, di ostracismo. Ma in realtà qui si parla anche di temi di maggiore pericolosità. Veniva giustamente ricordato che non esiste un quadro di gestione amministrativa e politica dell'esercizio della fede islamica in Italia. Ci sono sedicenti imam che si autoproclamano guide e che vanno a interloquire con le autorità. Spesso, diciamolo, sfoderando sorrisoni e un'immagine molto rassicurante, formalmente occidentale e ipoteticamente compatibile con la nostra cultura. Peccato che chi ha approfondito un po' la dottrina coranica sa che esiste in dottrina islamica proprio un istituto, che è la takia, che è la dissimulazione.
che è la possibilità di fingere di, esteriormente di non rappresentare un determinato credo o un determinato pensiero solo al fine di poter poi condurre la jihad, ovvero la guerra santa. Ed è questo che diceva anche il professor Meluzzi, giustamente, quando diceva che il controllo della proliferazione dell'Islam è una scelta di sopravvivenza, perché nel momento in cui queste comunità si sentono eccessivamente forti, sfoderano immediatamente tutto il proprio estremismo, tutta la genuina, in senso ovviamente negativo, sincerità del proprio credo integralista. E tutto quello che noi adesso stiamo vedendo sotto traccia, come gli episodi che citavo, ma c'è anche la segregazione femminile, per esempio, nelle moschee già esistenti della preghiera, perché le donne non le fanno pregare con gli uomini. Nelle manifestazioni pubbliche come la festa del Ramadan, dove vanno i sindaci con le fasce tricolori, Fassino prima e poi l'Appendino a portare il saluto, accettano, io l'ho visto con i miei occhi, che le donne siano tenute in un altro settore, distanti dall'area di preghiera dove sono invece schierati solo gli uomini. Per non parlare anche dell'accettazione della poligamia, che in alcune moschee torinesi è stato conclamato che viene praticata. Ma il dato che ci deve allarmare di più è proprio un dato anche di sicurezza nazionale, perché non c'è un controllo, un obbligo di traduzione della predicazione, non c'è un controllo sui contenuti, non c'è una verifica sulla titolarità degli imam a predicare oppure no. E noi spesso andiamo a trovare come osservatorio sul radicalismo islamico anche una sorta di tour di imam celebri per il loro pensiero estremista ospitati nelle moschee torinesi a predicare odio, a predicare la jihad, a raccogliere fondi per quella che loro chiamano la guerra santa in Medio Oriente, il cui termine vero è terrorismo, perché il termine corretto è terrorismo. E tutto questo accade a poca distanza da noi. Io vado a concludere ricordando l'importanza di momenti come questi, e io ringrazio chi è qui oggi anche come relatori, perché davvero Armando ha collezionato una scuderia di campioni del pensiero libero, controcorrente e politicamente scorretto, persone che ci mettono la faccia e rischiano anche la propria incolumità per rappresentare delle verità oggettive, badate bene, non delle opinioni, ma dei fatti, che semplicemente purtroppo la grande maggioranza di chi è in politica o nel mondo della cultura ha, più ancora che conformismo, la paura di rappresentare, perché in molti casi è paura di esporsi, di essere minacciato, di essere addirittura oggetto di attentati. Allora io ringrazio perché Torino è credo il luogo migliore per ospitare un evento di questo tipo, perché è una vera e propria trincea di questa guerra. Per questa guerra si sta spostando sull'inquadramento ideologico e il reclutamento di masse di disperati, e mi riferisco ai tanti immigrati, spesso clandestini, che affollano le nostre periferie, che da semplici soggetti sradicati rischiano di diventare dei soldati dell'Islam schierati, addestrati e armati contro le nostre istituzioni, contro la nostra civiltà e contro la nostra cittadinanza. E allora momenti come questi in cui si ha il coraggio di ribadire la verità, di ribadire le verità e soprattutto di svegliarci a vicenda e porci quel grande obbligo che uscire poi di qui e rappresentare ciascuno nel proprio ambito familiare, lavorativo, sociale, quelle che sono queste verità, io credo che sia davvero un passo importante. Per cui vi ringrazio tutti, ricordandovi di aiutarci a firmare con questa petizione. Grazie Maurizio. C'è un'altra persona, non so, non la conosco, uno che si chiama Magdi Allam, che voleva intervenire, però non era impegnato in una telefonata. Allora ha mandato un messaggio, ce lo legge il dottor Giovanni Carlucci. Vieni. Grazie. Cari amici, non potendo essere fisicamente presente, vi invio un mio contributo per illustrare perché dobbiamo dire no alle moschee in Italia. Prima ragione del no alle moschee, l'Islam non è una religione che ha stipulato un'intesa con lo Stato ed è incompatibile con le nostre leggi, conformemente a quanto prescrive l'articolo 8 della Costituzione. Dopo aver premesso che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge, si precisa che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
Nel Corano e nella Sharia, la legge islamica, ci sono centinaia di versetti che regolamentano i vari aspetti dell'esistenza dei musulmani, nonché pratiche imposte da Allah ai loro fedeli, che sono in totale contrasto con le leggi laiche dello Stato in tema di diritto civile e penale, sui temi che concernono la sacralità della vita di tutti, la pari dignità tra uomo e donna, la libertà di scelta religiosa. Così come l'Islam è una confessione che non ha regolato per legge tramite un'intesa il suo rapporto con lo Stato, perché i musulmani non si mettono d'accordo né su una rappresentanza unitaria né su una piattaforma programmatica comune, in quanto sono profondamente divisi al loro interno e in quanto i contenuti del loro programma non sarebbero comunque compatibili con le leggi laiche dello Stato. È pertanto veramente singolare che mentre da un lato l'Islam confligge con l'articolo 8 della Costituzione, le istituzioni pubbliche e locali operano come se l'Islam fosse pienamente legittimato alla stregua delle altre religioni, accordando arbitrariamente all'Islam il diritto di disporre di moschee e scuole coraniche. Se fossimo uno Stato di diritto che si rispetti, in Italia le moschee non dovrebbero proprio esserci. Seconda ragione del no alle moschee, gran parte delle moschee in Italia sono abusive, illegali, risultano essere sedi di associazioni culturali islamiche, ma anziché svolgere una funzione culturale, così come contemplato dall'oggetto sociale dello Statuto, svolgono una funzione cultuale in modo del tutto arbitrario. Terza ragione del no alle moschee, gran parte dei finanziamenti per la costruzione delle moschee provengono da paesi islamici impegnati nell'islamizzazione dell'Europa e del mondo intero, così come risultano coinvolti nel finanziamento di organizzazioni terroristiche radicali islamiche, da Hamas all'Hezbollah, da Al-Qaeda all'ISIS, dai fratelli musulmani al Mili Gorus. Tra questi paesi primeggiano l'Arabia Saudita e il Qatar, poi la Turchia e gli Emirati Arabi, quindi l'Iran. Quarta ragione del no alle moschee, gli interlocutori dello Stato che si presentano come imam, che dovrebbero essere equiparati ai ministri di culto, i presidenti di sedicenti comunità islamiche, sono degli impostori che si raggirano, confidando sulla nostra ignoranza e sulla nostra ingenuità. Sono tutte cariche autoreferenziali che non si fondano né sulla legittimazione religiosa islamica né su una investitura democratica. Quinta ragione del no alle moschee, ciò che si predica nelle moschee è in flagrante contrasto con le nostre leggi, le nostre regole e i nostri valori. È un dato di fatto oggettivo che ciò che Allah prescrive nel Corano e ciò che ha detto e ha fatto Maometto legittimando l'odio, la violenza, la morte contro gli miscredenti, a partire dagli ebrei e dai cristiani, contro gli apostati, gli adulteri, le donne, gli omosessuali. Sesta ragione del no alle moschee, quando il 26 giugno 2015 un terrorista islamico tunisino dell'ISIS fece una strage di turisti sulla spiaggia di Sousse in Tunisia, il governo tunisino reagì proclamando lo stato di emergenza, reintroducendo la pena di morte e ordinando la chiusura di 80 moschee, indicatole come covi del terrorismo. Le moschee sono state chiuse, prese d'assalto dall'esercito, dalle forze dell'ordine, anche in altri stati islamici, proprio perché trasformate in arsenali e covi del terrorismo islamico. Impariamo dagli stati islamici, che sicuramente conoscono meglio l'Islam, se sono loro stessi a chiudere le moschee, a indicarci che le moschee possono essere covi del terrorismo, che all'interno delle moschee si pratica il lavaggio del cervello, che trasforma le persone in robot della morte, non possiamo in Europa, in Italia, continuare a costruire nuove moschee, illudendoci che l'Islam sarebbe una religione di pace e di amore. Cari amici, il fatto che oggi sia l'Italia, sia la Chiesa Cattolica, sia l'Unione Europea abbiano legittimato l'Islam come religione, a prescindere dall'incompatibilità di ciò che Allah prescrive nel Corano e di ciò che ha detto e ha fatto Maometto con le leggi laiche dello Stato, con le regole su cui si fonda la civile convivenza, con i valori della sacralità della vita di tutti, della pari dignità tra uomo e donna, della libertà di scelta personale che sostanziano la nostra civiltà, ci fa toccare con mano che l'Islam è il parametro che più di altri attesta il livello di decadenza della nostra civiltà laica e liberale delle radici ebraico-cristiane, greco-romano, umaniste e illuministe. Ecco perché dobbiamo mobilitarci per dire no a una nuova grande moschea a Torino
e più in generale no alle moschee in Italia, nella consapevolezza che le moschee sono il cavallo di Troia dell'Islam, le roccaforti con cui ci conquistano e sottomettono dentro casa nostra. Prendiamo atto delle parole del presidente turco Erdogan: le moschee sono le nostre caserme, le cupole, i nostri elmetti, i minareti, le nostre baionette e i fedeli, i nostri soldati. Cari amici, acquistiamo e diffondiamo informazione corretta nel più assoluto rispetto dei musulmani come persone. Dobbiamo dire la verità in libertà anche sull'Islam come religione. Dobbiamo dire chiaro e forte che l'Islam come religione è incompatibile con la nostra civiltà. Solo dicendo la verità in libertà anche sull'Islam, noi potremo riscattare la nostra civiltà decadente e garantire ai nostri figli di poter continuare a essere pienamente se stessi dentro casa nostra. Andiamo avanti, insieme ce la faremo. Magdi Cristiano Allam. Grazie a dottor Cannuccio, Giovanni, grazie soprattutto a Magdi Cristiano Allam. Sembra che l'abbiamo scritto insieme il discorso, in realtà io sono almeno un paio di mesi che non mi sento con Magdi, però come vedete siamo sulla stessa lunghezza d'onda, come avete sentito. Questo giovane, questo brillante giovane, si chiama Luca Donadel, è uno dei più famosi blogger in Europa. Sentiamo cosa ci dice. Ciao a tutti, ringrazio di essere riusciti a venire qua oggi, siete in tanti. Io vi ho portato il mio video, è uno dei primi video che realizzai, il secondo per la precisione, quando ho iniziato la mia carriera di YouTuber. È un video che ho chiamato 10 minuti sull'Islam, che ho fatto subito dopo la strage di Nizza. Questo video ho analizzato quali sono i punti che ritenevo salienti dell'Islam, ed è stato anche un video che tutte le persone che conosco, da famiglia ad amici, mi hanno sempre sconsigliato di fare, ma che ritenevo una responsabilità farlo, perché come diceva Oriana Fallaci, ci sono momenti in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo. Io ho avuto complessivamente fra YouTube e Facebook più di 2 milioni di visualizzazioni e sono molto contento di questo. Avrei voluto mostrarvelo sul proiettore, però è rotto, quindi ve lo mostrerò, metterò qual computer e metto il microfono sopra, sperando che si senta, ditemi poi dietro se riuscite a sentirlo. E boh, me lo faccio. Vediamo un attimo. Alcune parti le reciterò anche perché sono scritte sullo schermo, quindi sarà una cosa un po' interattiva. Vediamo, sperando che non cada. Ok, ma quando lo è? No, togli la pinza solo. Ok, vediamo. No, magari il computer. No, no, aspetta. Cosa può portare un essere umano a fare una cosa simile? Sai solo cosa, magari non la cassa che si sente un po' meglio, se la passi quella verde. Secondo, Non vale la pena, A livello tecnico siamo messi un pochino... mi ricordo all'università questa cosa. I proiettori non vanno mai. Però è giusto anche arrangiarsi, perché per esempio in questo video io, cioè era il secondo che facevo, io sono totalmente autodidatta, non ho mai fatto nessun corso di niente per imparare a fare video. E un piccolo dettaglio, ve lo dico a voi che siete venuti qua, una piccola cosa che nessuno sa perché non l'ho mai detta. Io non avevo un microfono al tempo, perciò per registrare mi ero infilato nella camicia gli auricolari dell'iPhone, perché alla fine diventa un bel microfono da bada o quelli che usano in televisione, appiccicato con lo scotch. Quindi a volte arrangiarsi va bene, l'importante è fare le cose. Vediamo se funziona. Porta anche bene. Si spera. Partendo da questi presupposti vorrei condividere con voi alcune argomentazioni che ho letto e maturato nel corso di questi anni. Uno. Islam è diverso da religione. Siamo
abituati a concepire le religioni come qualcosa di puramente spirituale. Nell'Islam, invece, non c'è una vera distinzione tra Stato e Chiesa. Difatti, l'Islam è più di una semplice religione, ha un vero e proprio sistema legale e politico chiamato Sharia, la legge coranica. E poiché la Sharia deriva dal Corano, non è facoltativa. Maometto, l'esempio da seguire per tutti i musulmani, ha decapitato i 600 membri maschi della tribù ebrea Banu Qurayza, vendendo le donne come schiave, perché si rifiutavano di riconoscerlo come profeta. Così l'ISIS è perfettamente nella sua scia. Per chi sostiene che quello dello Stato Islamico non è vero Islam, se avesse ragione, non sarebbe vero Islam neanche quello di Maometto. Ci tengo a precisare che io sono un ateo antiteista, ma nonostante questo ho l'onestà intellettuale di riconoscere che c'è differenza tra un Maometto che fa questo genere di cose e un Gesù Cristo che muore in croce perdonando perfino chi ce l'ha messo. C'è differenza tra una religione che ha un sistema legale e politico come la Sharia ed un'altra in cui il profeta stesso disse: date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Il terrorismo islamico non ha nulla a che fare con l'Islam. Questa è la mia risposta a chi sostiene questo. Ma certo, certo, il terrorismo islamico non ha niente a che vedere con l'Islam, ma proprio niente, eh? Sulla bandiera i terroristi non hanno la forma della Shahada, ma una filastrocca recitata dalla Maia. La religione a cui pretendono di convertire Kuffar con la forza non è l'Islam, ma il confucianesimo. Il loro testo sacro di riferimento non è il Corano, ma il manuale delle giovani marmotte, e il profeta di cui emulano le gesta non è Maometto, ma Topo Gigio. Oh, e le prime vittime del terrorismo islamico sono i musulmani stessi. Quindi vediamo che il motivo per cui si fanno esplodere dentro le loro stesse moschee è perché hanno scazzi interni da secoli tra sciiti e sunniti. Anche la Bibbia ha versetti violenti, molto spesso vediamo, magari mi ricordo che le Iene avevano fatto dei servizi su questo, dove per esempio andavano in giro a cercare delle persone facendoli leggere dei versetti e poi gli dicono: ehi, sorpresa, no, in realtà era la Bibbia, non era il Corano, e perciò anche la Bibbia ha dei versetti violenti. Questo è il modo in cui rispondo a chi sostiene questo. Quante volte avete visto quelle simpaticissime candid camera in cui fanno leggere ai passanti dei versetti dicendogli che è il Corano e poi rivelano: sorpresa, era l'Antico Testamento, anche noi abbiamo dei versetti violenti. Bisogna tenere conto però che esistono due differenze sostanziali. Uno, per la Bibbia si usa l'esegesi, soprattutto in ambito ebraico, cioè l'analisi e studio del testo su più livelli dove quello letterale non viene mai praticamente considerato o applicato. Un piccolo esempio: la pena di morte prevista nei testi ebraici non è mai stata comminata da un tribunale rabbinico, neppure agli albori dell'ebraismo. L'esegesi nel Corano non esiste, semplicemente perché è vietata. Da questa piccola ma fondamentale differenza ne consegue che i musulmani continuano ad applicare alla lettera quanto scritto nel Corano 1400 anni fa, mentre mi sembra che né ebrei né cristiani lapidino, mutilino, flagellino da diversissimi secoli perlomeno. I versetti pacifici nel Corano molto spesso buonisti o chi sostiene politicamente corretto cerca di giustificare la religione islamica portando dei versetti dicendo che questi versetti sono pacifici e quindi tutto l'Islam in realtà è una religione di pace. Infatti questa cosa dell'Islam religione di pace nasce anche per questo, e qua spiego perché non è proprio così. Quante volte vi hanno messo davanti versetti del genere per affermare che in realtà l'Islam è una religione di pace? Peccato che abbiano usato una tecnica di inganno chiamata omissione. Per esempio, è vero che il Corano dice che uccidere un uomo è sbagliato, ma non dicono che successivamente viene indicato a meno che sia un infedele o un traditore. Nell'Islam esiste un principio chiamato abrogazione. Difatti, le prime rivelazioni ricevute da Maometto, quando aveva appena iniziato la sua carriera di profeta e si trovava alla Mecca, in un periodo in cui i musulmani erano molto vulnerabili, sono, in generale, tolleranti e pacifiche. Le posteriori sure medinesi, rivelate dopo che Maometto si proclamò capo di un esercito, sono invece aggressive e violente e abrogano o sovrascrivono le pacifiche. Muhammad Taha, un grande pensatore musulmano,
propose per ammodernare l'Islam di separare le sure meccane da quelle medinesi e tenere in considerazione solo le prime, più pacifiche. Fu per questo impiccato nel 1985 per eresia. Sì, avete sentito bene, 1985. Qua c'è scritto jihad, significa sforzo, non guerra santa, anche un'altra cosa sempre che vedo sostenuta da chi difende l'Islam è il fatto che in realtà la jihad solo significa sforzo, ho detto diverse cose su Facebook riguardo questo, anche qua non è proprio così. La jihad non significa guerra santa, ma sforzo per migliorarsi. Altro piccolo ingannino della religione della pace. Esistono infatti quattro tipi di jihad. Personale, ovvero contro le proprie passioni, ed è quella che tutti pubblicizzano. Parola, per ricordare obblighi e convertire. Mano, per applicare la sharia, la legge islamica di cui parlavamo prima. E non ci si infondo. Spada, per combattere gli scredenti ovunque si trovino. Sura 9, versetto 5. Ovvero, noi, tranne se sei cristiano, in quel caso ti basta pagare una piccola tassa, un pizzo sull'essere infedele chiamato jizya. Un'altra cosa che sentiamo molto spesso in televisione è sono i musulmani moderati, vuole fare le virgolette, ma spendo il computer. E beh, anche questa, diciamo, è una cosa un pochino discutibile. Ma io conosco il Kebabaro sotto casa, una persona deliziosa, non ho mai cercato di sgozzarmi, ma difatti ci sono, per fortuna, un sacco di musulmani che fanno sharing picking, cioè prendono solo le cose che gli fanno comodo e dicono, vedi, questa è la mia religione, scegliendo magari di non seguire alla lettera la sharia, ma qualsiasi credo che comporti obbedienza a dogmi e per definizione un abdicare al proprio libero arbitrio per diventare uno strumento di applicazione dei dogmi, chi dà la precedenza al proprio libero arbitrio nell'agire, ovvero antepone il proprio pensiero all'applicazione del dogma, per definizione non è un buon credente, vale anche per i dogmi cristiani ed ebrei naturalmente. Ergo, un musulmano che sia autenticamente moderato non è, per definizione, un buon musulmano, o non è musulmano affatto. Qua parlo della Takia e della Hitman, che erano due concetti che aveva prima parlato Maurizio. Vi invito a notare che nell'Islam da sempre esiste la possibilità di affermare qualunque cosa, persino rinnegare la propria fede, se ci si considera esposti ad un pericolo. Per un buon musulmano è sempre possibile, e spesso abituale, usare la dissimulazione e la riserva mentale per ottenere dei vantaggi dagli infedeli. È giusto tenerlo a mente quando in televisione intervistano certi esponenti di associazioni islamiche. Chi vuole più informazioni, approfondisca questa parola chiave. Questo è un altro punto che molto spesso si vede in televisione, ovvero che i musulmani sono 1,6 miliardi, quindi se volessero, se fossero davvero cattivi ci ucciderebbero tutti, insomma, qua spiego perché il fatto che ci siano 1,6 miliardi di musulmani non implica che allora questa religione è automaticamente pacifica. Ma voi preferireste un dottore che vi dice chiaramente lei ha un tumore o uno che vi dice beh, tumore, non generalizziamo, ci sono altri miliardi di cellule sane nel suo corpo. Anche durante la seconda guerra mondiale, nella Germania nazista, un sacco di tedeschi erano sicuramente persone deliziose, mentre intanto quelli in uniforme nazista che facevano strage nei campi di concentramento erano una minoranza, forse neanche l'1%. Il problema era, ed è ancora oggi, la connivenza con una determinata ideologia o religione. Sono gli estremisti che uccidono e sono sempre stati gli estremisti ad influenzare le cosiddette maggioranze pacifiche una volta preso il potere. È stato così in Germania durante il nazismo, in Cina durante la rivoluzione culturale, in Russia durante il comunismo. Le maggioranze pacifiche sono sempre state irrilevanti, proprio a causa della connivenza con una determinata ideologia. Un'altra cosa che spesso sentiamo, e questa si vede spesso quando c'è un attentato, ovvero sono solo dei pazzi, non bisogna generalizzare, quelle persone che fanno questo sono dei pazzi, dei casi isolati, dei depressi, cioè questa qui è fantastica quando si legge, l'attentatore era depresso, beh, questa è la mia risposta.
è profondamente sbagliato ridurre tutto alla sfera dell'irrazionale. Ed è ciò che si fece con Hitler. È un pazzo, si diceva. Ma quante persone fecero proprie e realizzarono le idee di quel pazzo? I nazisti erano tutti malati psichiatrici? I terroristi islamici sono tutti malati psichiatrici? La storia si ripete, ma molti non lo capiscono. Bisogna avere l'onestà di riconoscere che nonostante la maggior parte dei musulmani non sia né violenta né fanatica, il fanatismo religioso oggi è tutto targato Islam. E che quando un cosiddetto squilibrato uccide nel nome di un Dio, si tratta sempre della. Un altro argomento che spesso viene tirato fuori è quello che l'Islam è, in questo momento sta facendo gli attentati, però in un certo senso noi ce lo meritiamo per aver fatto le crociate, oppure viene rinfacciato il fatto che noi abbiamo fatto le crociate. Spiegatemi perché si giustifica l'estremismo religioso con le azioni dell'Occidente. In Nigeria l'estremismo islamico esiste, eppure la Nigeria non ha né bombardato nessuno né fatto le crociate. Nelle Filippine, idem, ma cosa mai avranno fatto i filippini e i musulmani? Perfino in Cina hanno problemi con i musulmani. Avete mai sentito dei cinesi che bombardano l'Iraq? I russi hanno da sempre avuto problemi con l'Islam. Avete mai sentito parlare di crociate russe? E l'India? Qual è la sua colpa? È perficita al colonialismo, perché gli arabi non colonizzavano? Mai sentito parlare della tratta araba degli schiavi? Inoltre, per chiunque porti ancora le crociate come argomento, guardate questa immagine e confrontate le crociate con 1400 anni di espansione musulmana. Questo è il mio punto preferito, ovvero il curioso caso della sinistra islamofila. Cioè, trovo abbastanza curioso o ironico il fatto che la sinistra, che fino a qualche decennio fa aveva i mangiapreti schierata per insomma uno stato laico, di cui sono d'accordo perché io, ripeto, sono ateo, però adesso la sinistra è diventata l'ala politica che difende e anzi promuove l'Islam, quindi insomma al destino non manca il senso dell'ironia. Per i sessantottini, vi ricordate i mangiapreti? Che fine hanno fatto? Trovo irritante che alcuni esponenti della sinistra, con la pretesa di ergersi a paladini del multiculturalismo, si improvvisino avvocati di una regione che non conoscono. Ma poi proprio quella sinistra che per decenni ha combattuto battaglie sociali e civili per la laicità, adesso si sceglie come religione mascotte l'Islam. Al destino non manca proprio il senso dell'ironia. Grazie. Concludo. Siamo 10 minuti esatti. La domanda che dobbiamo chiederci è: chi difenderà l'Europa se i governi non sono in grado di farlo? E adesso torniamo a combattere il terrorismo con immagini di profilo e gessetti colorati, con tutto il sangue che è stato versato per strada. C'è un bel cuore a colorare. Grazie. Grazie a tutti. Spero che non essiamo sul TG di stasera, perché immagino anche che sia stato delle foto che sia bruttissimo a leggere quei immagini a leggere con Twitter così male. Forse volta qui. Sì. Grazie Luca, grazie davvero. Facciamone un altro applauso a Luca, ragazzi. Federica, siccome vorrei introdurre Silvana De Mari, ma un attimo solo Silvana, perché c'è questa signora che vuole introdurti lei, vuole fare una piccola premessa all'introduzione di Silvana. Lei si chiama Federica Paccarino. Federica, va bene. Nome d'arte. Buongiorno a tutti. Dunque, prima cosa vi ringrazio per essere così numerosi. Io tratto da un po' di tempo questo argomento con molti amici e quello che mi sono sempre chiesta è una stranezza che voi potete riscontrare su tutti i libri. Il Corano teoricamente recita che davanti a Dio, davanti al loro Dio, la donna e l'uomo sono uguali e fin qui tutto bene. Peccato che poi, quando si prende in mano il discorso della Sharia, improvvisamente quest'uguaglianza dichiarata a grande voce
diventa sì, però, aperte le virgolette, punto e a capo, la donna non può, la donna non deve, eccetera. Questa è l'ennesima controprova che abbiamo di quanto loro siano veramente bravi a girare le questioni. E poi si entra nel discorso che la colpa è sempre nostra perché noi traduciamo male il Corano, perché comunque noi non capiamo quello che loro vogliono dire. Ecco, io vi voglio solo dire questo. Io sono stata 2 giorni fa insieme al mio carissimo amico Tello Belli in un consiglio comunale. Mi sono venuti i brividi, ma veramente. Allora, io ho avuto davanti un sindaco che alla domanda di un'altra persona che era dell'opposizione, il sindaco era nettamente di sinistra, questa persona gli dice: sindaco, lei si rende conto che se dovesse arrivare effettivamente la Sharia non potrebbe più fare il sindaco in quanto donna? La risposta del sindaco, donna, ed è qui che io vorrei le donne, per difendere anche le donne che devono portare il burka, io non so dove siamo, il sindaco, donna, ridendo gli ha risposto: che gran sollievo sarebbe. Allora, io voglio capire una cosa, anche sono uscita dalla sala perché non si poteva giustamente intervenire, registrare, nulla, ma la mia risposta è stata: ma non sarebbe più semplice dare le dimissioni? Cioè, piuttosto islamizziamo tutta l'Italia perché lei non vuole più fare il sindaco. Cioè, ragazzi, finché questa è la percezione che abbiamo noi in Italia, e soprattutto io sono sconvolta dalle donne, lo ripeto, conversioni, conosciamo tutti gli Olivetti, credo, possiamo fare nome e cognome, cioè donne che rinunciano a tutto quello che abbiamo conquistato con una fatica incredibile, con delle persone che ci hanno rimesso la vita, e noi oggi siamo pronti ad abbandonare tutto. Cioè, noi consegniamo le nostre figlie a questo regime, perché qui stiamo parlando di un regime, non stiamo parlando di una religione, perché quella islamica, signori, qua lo dico io, me ne assumo la responsabilità, non è una religione, è una legge islamica, non è una religione. Quindi io personalmente di consegnare i miei figli a queste persone, mi dispiace, non ci sto, mi taglieranno la gola, almeno mi salvo, niente chiappe all'aria e faccia la Mecca per il resto dei miei giorni. Adesso vorrei introdurre appunto una grande donna che è Silvana De Mari, che ha una veramente la mia stima più assoluta. Vi ringrazio e vi saluto. Buongiorno a tutti, sono Silvana De Mari, medico scrittore, scrittore fantasy, vi parlo di fiabe. Sono venuta a parlarvi di Biancaneve. Vi aspettavate qualcosa di meglio? Coraggio, la vita è piena di delusioni. Perché il punto fondamentale e sono invece proprio le fiabe. Nelle grandi fiabe classiche sono state messe intuizioni sul funzionamento della mente umana che sono valide nei millenni, non nei secoli, e che sono valide nei singoli e quindi anche nelle società, nei popoli. Perché il problema non è quanto sia poco simpatico l'Islam, che peraltro sta facendo il suo mestiere di conquistare il mondo, ma il problema è di come sia possibile che noi, la civiltà più avanzata, più forte e più potente, abbiamo deciso di suicidarsi a loro favore. Se noi non capiamo questo, non capiamo nulla. E noi stiamo già combattendo orrendamente in difesa. Raccogliamo le firme contro la moschea, per carità, giustizia, eccetera. Si combatte l'attacco. Quindi, adesso noi la pensiamo di suicidarci. Come è nato il suicidio? Ce lo spiega Biancaneve. Specchio, specchio delle mie brame, chi è la più bella delle rame? Le motivazioni delle azioni umane sono sempre emotive. Non è vero che una delle maggiori motivazioni è il denaro. Se fosse vero, le nostre azioni seguirebbero sempre linee logiche, magari. Le azioni sono emotive. La regina di Biancaneve deve sempre essere la più bella delle rame. Chi è la più bella delle rame? Siamo noi, la civiltà occidentale. Biancaneve non ha cercato di ammazzare il gatto, non vuole cadere il trono, ma è semplicemente più bella di lei. Il fatto di essere più belli è una motivazione sufficiente per essere assassinati. Biancaneve ci dà anche la chiave di lettura del genocidio. La matrigna, che sarebbe mamma quando mamma è molto aggressiva, ma diventa metaforicamente anche un'altra forma di madre patria, lo stato criminale. Tutte le volte che una nazione ha massacrato una sua minoranza, questi hanno i più belli delle ame. Il genocidio vero comincia con lo sterminio dei neonati perché siete più intelligenti di noi. Si comincia in Turchia, gli armeni sono il 10% della popolazione turca, ma sono il 50% di medici e il 50% di ingegneri. Gli ebrei sono una percentuale che oscilla tra il 2% della Germania e il 10% della Francia,
in Europa, ma sono la metà dei medici, la metà degli ingegneri, il 60% dei professori universitari. In Cambogia viene sterminata in maniera genetica, uccidendone anche i neonati, la classe borghese che sa leggere e scrivere. In Ruanda i Tutsi, aristocrazia culturale dopo essere stata l'aristocrazia guerriera. Pur di uccidere Biancaneve, la regina fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza. Questo è un punto importante. La regina diventa il perdente radicale. Il perdente radicale, pur di ammazzare quello che è più bello di lui, distrugge se stesso e distrugge il mondo. Adolf Hitler è un perdente radicale. Il terrorista suicida è un perdente radicale. Il marxismo è diventato il perdente radicale negli anni Ottanta. Tra il 41 e il 42, nel 1941, Hitler comincia a avere il sospetto di aver perso la guerra. Il 21 novembre del 1941, viene pronunciata la famosa frase: il nazismo a due anime, tedesca e islamica, cioè il grosso patto con Gran Muftì di Gerusalemme, e in cambio dell'alleanza dell'Islam sunnita, Adolf Hitler concesse lo sterminio degli ebrei. La soluzione finale è del febbraio del 42. Sì, certo, ma ci fu un'altra ragione. Ormai la guerra era evidente, non potevano più vincerla. Non ho vinto la guerra, ma nemmeno distruggo gli ebrei. Il nazismo, che nasce dall'illuminismo, non ho una gran simpatia per l'illuminismo, è stato tollerato. Così ce lo vendono sui nostri libri. Dall'illuminismo nasce la rivoluzione francese. I re di Francia non sarebbero stati degli stinchi di santo, ma non si sono mai sognati di ammazzare le mogli e degli oppositori politici. Dall'illuminismo è nata la Vandea, dall'illuminismo è nata la ghigliottina, dall'illuminismo è nato il disprezzo per il proprio passato. Questo è il punto fondamentale. Dall'illuminismo nascono i due mostri che senza l'illuminismo non ci sarebbero mai stati, che sono le due terrificanti religioni atee del XX secolo, il comunismo sovietico e il nazismo tedesco. Il comunismo perde la guerra negli anni Ottanta. Fino a quel momento sono stati più belli del reame, crolla l'Unione Sovietica, si trovano in braghe di tela. Sono i più deficienti del reame, quelli che hanno scambiato Lenin, Stalin, Gorbaciov e Brezhnev per grandi uomini. Il marxismo è diventato il perdente radicale, ha fatto lo stesso ragionamento che ha fatto Hitler. Non ho conquistato il mondo, me la sono presa sui denti, la guerra l'ho persa, ma almeno distruggo il mio nemico storico, gli ebrei. Il marxismo ha detto: non ho conquistato il mondo, ma almeno distruggo il mio nemico storico. La civiltà occidentale è il cristianesimo. Il Partito Comunista Francese, più lucido degli altri, questo l'ha addirittura verbalizzato. I nostri proletari hanno ormai la seconda macchina. Quindi il nostro nuovo proletariato sono gli omosessuali e gli immigrati islamici. La sinistra l'ha messo nero su bianco. Quindi si tratta di una forma di suicidio, noi ci stiamo suicidando a favore dell'Islam. Questo suicidio viene attraverso la contrazione della natalità. Si dice che il 68 è stata una rivoluzione sessuale, non diciamo idiozie, è stata una rivoluzione erotica. La sessualità è una cosa meravigliosa, Dio, il più grande dono che ci fa è crescete e moltiplicatevi, e serve perché nascono figli. Noi abbiamo ridotto la sessualità a uno strofinio tra organi sessuali, se almeno abbiamo un uomo e una donna, poi lo strofinio tra gli organi sessuali e l'ultima parte del tubo digerente che serve per digerire, se lo usi per toppi legativi si incazza, io questo continuerò a dirlo e per dirlo quando oggi si vede. Abbiamo la gratificazione dell'aborto, per cui se uno ti mette il cartellone e dice ma scusa ci hai pensato bene, potrebbe avere il tuo sorriso, diventa il nemico dell'umanità, io passo il tempo a sentire il rimpianto delle donne che hanno abortito. È un rimpianto che non permette consolazione. È qualcosa di terrificante. Tutti mi dicono la stessa frase. Se in quell'ospedale qualcuno mi avesse detto una parola buona, dottoressa, mi sarei fermata. Tra l'altro, abbiamo una crisi di natalità. Dobbiamo metterci a dare gratis le pillole del giorno dopo, quelle dei 5 giorni dopo, e imbavagliare chiunque dica a una donna che sta abortendo: signora, ma ci ha pensato bene, questo sarà il suo bambino. Signora, quando lei sarà sul letto di morte, questo glielo dico io che seguo i morenti, quel figlio che lei non ha messo al mondo la colpirà come una ferita. E qui si arriva al fatto che non c'è nessuna contraddizione. La sinistra odia il cristianesimo, odia la civiltà occidentale e quindi adora l'Islam. Le femministe odiano le donne, non ve ne siete mai accorte? Tutte le grandi femministe, tutte donne senza figli? Il movimento LGBT non ama gli omosessuali. Per
omosessuale impiccato in Iran, siamo andati a batterci, Ida Magli, Madre Cristiano Allam, Oriana Fallaci, io e pochi altri, mentre loro li spingono a comportamenti sempre più strani. Quindi, come avviene il suicidio della civiltà occidentale? Chiunque tagli le proprie radici si sta candidando a diventare un popolo di servi o un popolo di morti. Chi vive nell'Islam o diventa islamico o diventa dhimmi. Noi saremo l'unico popolo che passerà la storia per aver importato i nostri invasori e aver addirittura finanziato la loro presenza sul nostro, sulla nostro suolo. Come si... come si combatte questa cosa? Per favore, andiamoci a leggere cosa veramente ha scritto Voltaire. Andiamoci a leggere cosa ha scritto sugli ebrei. Andiamo a leggere cosa ha scritto sugli africani, sono esseri inferiori, se non possono essere schiavi è meglio che siano uccisi. Gli ebrei sono malvagi a prescindere. Nasce il razzismo, nasce la genetica, ma veramente ci siamo lasciati convincere dai nostri libri di storia che l'illuminismo è stata una bella festa? È stato un disastro, perché? Perché abbiamo perso l'identità. Prima eravamo cristiani, un tizio ebreo si è fatto crocifiggere 2000 anni fa e la storia è cambiata. Ma voi vedete che è proprio vero che è risolto al terzo giorno, qui abbiamo la sindone. Ma il punto fondamentale è che noi eravamo la civiltà più grossa che sia mai esistita. Nessuna civiltà ha mai avuto la nostra scienza. Il cristianesimo ha creato la scienza, il cristianesimo ha creato gli ospedali. Ah, Galileo? Vogliamo parlare di Galileo? Galileo è una lista tra cattolici, non è che Galileo fosse buddista. Volete sapere com'è andata? È andata che una gesuita, questi avevano delle capacità scientifiche incredibili, dei cratelli lunari, 16 hanno il nome del gesuita che li ha scoperti, va dal Papa, dice: Santità, scusate, io ho l'impressione che, so se mi sbaglio, il sole stia fermo e noi giriamo attorno. Il Papa domanda: sei sicuro al 100%? Dice: onestamente no. Cioè, so, aspetta un attimo, sta zitto, dammi tempo due generazioni di creare i seminaristi che spiegano che quello della Bibbia è un linguaggio metaforico. Quindi il Papa fa una bolla che ordina: tutti i lavori di astronomia me li scrivete in latino, intanto che capiamo cosa succede. Arriva Galileo, lo scrive in italiano, fa anche un'operetta carina, gli altri si incazzano, gli fanno un processo, alla fine del quale gli dicono piantala di fare diozie, e lo condannano, udite udite, a dire una novena tutti i giorni. Sulla porta lui si gira dietro e dice: tu si muove? No, quello è Bertolt Brecht. Lui si gira dietro e dice: scusa, ci sono, è un processo, ci sono gli altri, andate a leggerlo. Si gira e dice: scusate, se la novena invece che dirla io la dice mia figlia che suora, va bene lo stesso, gli altri dicono: sì, va bene lo stesso, ed è finito. Quindi noi eravamo la più incredibile società, come siamo morti, con un complesso di inferiorità che comincia con l'illuminismo, va avanti col marxismo e col nazismo, e scoppia nel 68. Noi siamo migliori dei nostri antenati, noi abbiamo tagliato le nostre radici, i nostri antenati erano razzisti, sessisti, omofobi e qualche altra cosa. Noi siamo sempre in ginocchio sui ceci. Tutte le nostre grandi vittorie sono state presentate come sconfitte. Quando a un certo punto l'Islam fa saltare il Nord Africa, che era cristiano, la Siria, la seconda grande culla della cristianità, la Mesopotamia, che eravamo fortissimi anche lì, a un certo punto prende Gerusalemme, finalmente qualcuno si incazza e va a vedere cosa succede. Notare che non c'eravamo solo noi, non lo sa nessuno, c'erano anche gli africani. C'erano anche i sudanesi e gli etiopi, c'erano i regni copti di Gondola e Aksum, se andate nella cattedrale di Magdeburgo, c'è il crociato che ha caratteri somatici africani, perché stavano salvando la testa delle loro donne e la testa dei loro figli. Qui abbiamo avuto il Mediterraneo, migliaia e migliaia di schiavi, ed era la mia gente, perché sono meridionale. Chi di voi ha già sentito di Venere, di Marte, non ci si sposa, non si parte, non si comincia un'arte? Che diavolo vuol dire? Qual è l'evento successo di Marte lì? Talmente terrificante da essere messo sullo stesso piano di venerdì la crocifissione. Martedì 29 maggio 1453 cade Costantinopoli e il Mediterraneo diventa un mare islamico, e poi abbiamo Otranto, e poi abbiamo tutta la gente rubata, tutti gli schiavi andati a morire in Marocco. Vogliamo ricordarci la nostra storia? Aveva ragione Oriana Fallaci. Pensate di fermare l'Islam per via laica? Allora siamo morti. L'Islam si ferma per via religiosa. Perché solo se chi ha un'identità convinta, chi è capace, in base al proprio ragionamento, di dire cosa è vero e cosa è falso, può tenere testa l'Islam. L'Islam si ferma per via religiosa, non per via laica. Quindi volete fermare l'Islam? Mettete al mondo almeno 4 bambini se siete ancora in tempo, procuratevi un osario, imparate a dirlo, e cercatevi un posto dove dicono la messa in latino. E l'Islam lo fermeremo. Grazie.
Grazie, grazie Giovanni. È il momento. E comprate i libri così che avete fatto con le battaglie. Giovanni ha portato le libri se dopo volete vedere. Bene, onorevole Mario Borghezio. Se vi dovesse dire, vi dovesse parlare di un sito online che si chiama della rivista online che si chiama Idea, non guardatela, guardate Imola Oggi. Dopo, a proposito di Imola Oggi, devo riconoscere e anche ringraziare ovviamente, non in maniera formale, l'amico Menocchio, non solo per l'invito, ma per grande merito di aver organizzato questa giornata di riflessione, di dibattito, felicemente più volte, ma quello, e questa è una cosa tutta personale, di aver rotto la quasi totale censura nei confronti del sottoscritto, che io mi sono fatto un'idea molto precisa, anche perché un autorevole giornalista dell'ASA, quando io sono andato a disturbare i signori del Bilder, mi ha detto: guarda Borghezio, da questo momento tu scompari dal... E quel blitz a Semmoli io lo considero come una grande medaglia, perché bisogna cercare di parlare coerentemente e sempre fuori dal coro, senza infischiandoselo un po' anche degli applausi, eccetera. E anche su questa questione io vorrei fare qualche riflessione. Io non mi vengo a fare il pistolotto di quello che ha fatto la Lega, anche perché tutti sapete che sul piano locale merito ai giovani leghisti che adesso combattono, come è giusto, i nuovi incalzi, eccetera, e in comune, bella la battaglia sul tappetino di Fassino. A me era sfuggito un particolare, proprio, apro la parentesi sulla questione del tappetino islamico di Fassino, perché stamattina, leggendo il bel libro di Borgo Nuovo sull'impero dell'Islam, ho letto una cosa che mi era sfuggita, il comunicato stampa che aveva fatto il Comune di Torino quando hanno presentato la bella iniziativa del tappetino islamico nella segreteria del sindaco, eccetera, sul quale poi la Lega venne stata una giusta e fruttuosa. Ma c'è una cosa più grave. Dice che il comunicato stampa ufficiale, tutto virgolettato, e presentava il forum del 2014, presentava il forum della successivo dell'incontro sull'economia islamica a Torino, un orologio della Sharia. La legge sacra, virgolette, la legge sacra si estende a ogni atto umano, da quelli individuali interiori legati alla devozione al culto, a quelli esteriori che comprendono tutte le attività connesse all'interazione sociale, fede personale, quella comunitaria e politica. Ogni tanto si dicono in precisione, ho sentito anche in uno dei contatti che abbiamo avuto con l'esterno dire che ci sono 2 milioni di seguaci della Sharia. Non è così. Ma la cosa grave è che la Sharia è a Torino. La cosa grave è che la Sharia è a Torino. Torinistan, come l'ha battezzata giustamente, io li copierò subito. Bisogna guardare le cose in faccia. Perché non è che ci sono 800-900 mila musulmani addetti alla Sharia, ma c'è il condizionamento. Se l'ex sindaco, per fortuna l'abbiamo trombato, l'ex sindaco di Torino, neanche la sostituzione sia stata, però io mi assumo il merito di aver fatto di tutto perché non si riesce l'amico, e non sapevo della Sharia, sapevo altre cosettine che un giorno verranno anche ben diffuse, perché questi satrapi della Torino pittina e anche Confindustriale, che ha governato Torino facendo esclusivamente i propri interessi, è colpevole non solo per la sua sudditanza all'immigrazione di massa e segnatamente, adesso abbiamo visto, persino alla Sharia, ma pensate un po', forse alla stampa dove si ergono a laicisti, forse gli è sfuggito questo comunicato stampa, forse quando è arrivato il comunicato stampa di Fassino magari il fax non funzionava, che ne so, 2014, possiamo andare a riprendere, lo farò sicuramente su Idea, poi vi lascerò il ritaglio per scaricare. Vediamo subito ai punti che secondo me sono necessari di riflessione. Primo, bisogna avere le carte in regola. Quando noi combattiamo certe battaglie ci vuole coerenza e quindi ammettere i propri errori, eccetera, eccetera. Quindi,
c'era mezza politica italiana anche di centrodestra che voleva fare entrare la Turchia in Europa. Io mi ricordo quando al Parlamento Europeo ero da solo, ero capogruppo della Lega, ero 4, e in Italia erano tutti per far entrare la Turchia. Pensate come sarebbe bello se adesso ci fossero questi 80-90 milioni di turchi, che poi all'epoca ci raccontavano la balla che erano tutti laici, erano tutti seguaci, tutti discendenti di dittatori, ma erano turchi. C'è tanto, mi dà tanto quindi correggere, rivedere, specialmente in casa nostra. È per questo che io sono dalla parte di chi dice che dobbiamo essere molto prudenti. Adesso sono diventati tutti salviniani, meno male. Ecco, l'importante è che capiscano che si va in una certa direzione. È chiaro che la Turchia, io capisco benissimo, la Turchia era la NATO, c'erano pressioni, basta fottersene di queste pressioni, basta infischiarsene. Perché un nuovo politico, io apprezzo Salvini per questo, a un certo punto se ne fa avanti per la sua strada. E poi siamo duri e puri contro i nostri nemici, eccetera. Ma quando io sono stato messo sotto processo al Parlamento Europeo per aver fatto una dichiarazione, ammetto, un po' duretta sulla questione dell'estremismo islamico, eccetera, eccetera, e hanno chiesto di espellermi dal gruppo, il signor Magdiano mi ha votato a favore. Vabbè, aveva anche cambiato religione. Si è sbagliato. Nella vita bisognerebbe cercare di agire un po'. E quando agisci sempre in una certa direzione, signori della stampa che non avete ritenuto necessario mandare un cronista a seguire questa importante conferenza, non è importante che parlo io, è importante che ci sono gli esponenti della società civile, la dottoressa che ha parlato prima, esponenti che ha scritto una serie di libri interessantissimi, un combattente nato come Barone che da 10 anni, quanti saranno che ti batti con consiglieri comunali, come consiglieri della Lega, eccetera. E soprattutto gente che si riunisce all'aperto. Ma la cosa più vergognosa è quella che ho sentito, che le parrocchie, alcune, rifiutavano. Questo è torinista. E allora, forse, oltre a riflettere su quello che fanno, cosa che penso di aver fatto per tempo, quando magari non era così, diciamo, non c'era un pubblico così ampio, no? Riflettiamo anche su quelli che non si oppongono, per quale motivo non si oppongono. Quindi certamente questi parli, questa chiesa torinese con la quale bisognerà andare a parlarsi chiaramente. E poi i signori protestanti e i signori della comunità ebraica, che tutti i giorni ci dicono che bisogna accogliere, l'hanno fatta questa riflessione, che quest'oggi fra cattolici e laici c'è qualcuno che dice io sono ateo, ma se la fanno gli altri? Questa riflessione, forse chi nella sua lunga storia religiosa, come i protestanti, che qui per riunirsi nelle valli valdesi si riunivano nelle caverne, o gli ebrei, sui quali non è necessario andare a dilungarsi, beh, forse dovrebbero anche dirci come mai li vogliono far venire. Perché se li fanno venire, e quando saranno, sarebbero così numerosi, perseguiterebbero loro, ma soprattutto perseguiterebbero anche noi, e quindi ci devono dire come mai vogliono farci correre, contribuiscono a farci correre questo rischio. Perché noi non ci stiamo. Non ci stiamo anche se in maggioranza, penso, siamo cattolici, qualcuno praticante, qualcuno non è cattolico, così, un po' parei. E però quando sentiamo anche dai massimi pulpiti certe affermazioni, beh, rimaniamo un po' perplessi, perché riteniamo che prevalgano degli interessi, diciamo così, macropolitici o millenaristici, eccetera. E invece qui la realtà di torinista ce l'abbiamo qui in Corso Vercelli, ma ce l'abbiamo poi in mezza città, ce l'abbiamo soprattutto in quei quartieri in cui comincia a diventare difficile o problematico. Io ho dormito stanotte a Roma e in combinazione il mio albergo è a fianco dell'ambasciata russa, non è che mi pagano l'albergo, l'ho pagato io, ce l'ho ricevuta, e i militari di guardia mi hanno detto che la sera prima hanno sventato uno stupro di arabi,
quindi probabilmente anche musulmani. Cioè, voglio dire, queste cose le autorità religiose dovrebbero, perché mi pare che uno dei diritti fondamentali è la salvaguardia della donna, della nostra religione, eccetera, dovrebbe essere all'attenzione di tutti. Quindi vergogna per quegli organi politici, istituzionali, quelli che hanno dato l'ordine che quando arriva una segnalazione di uno che ha guardato storto un immigrato ha precedenza nei lavori della procura, mentre tutto il popolo torinese richiede che la precedenza del governo, i ladri, gli stupratori, quelli che fanno le rapine, non quelli che si permettono magari una mezza parola di riprovero a uno che ha rotto i coglioni perché non gli ha dato l'obolo. No, io non ho paura, avendo le mani pulite, posso anche dire che questo riferimento all'ex procuratore capo della Repubblica, non me ne frega un cazzo se mi fanno un'ennesima comunicazione giudiziaria, perché io non ho paura, non ho paura. Sì, non ho paura, ma non aggiungo altro perché mi ammalettano. E soprattutto perché leggo con piacere che la signora Chienge è diventata sindaco, io lo sono già, potremmo a questo punto unirci, perché così uniremo i patrimoni, perché una parte del mio se l'è preso già lei, con 58.500 euro che ho dovuto risarcire grazie alla genialità del Tribunale della Corte d'Appello di Milano, che non ha, vedete, i processi per insulti, il mio insulto era che era una chiesa. Ma torniamo noi, certamente è vero quello che ho sentito dire, che è la battaglia della nostra difesa e identità deve partire dal nostro territorio. Quindi ovviamente prima della fine della serata andrò a firmare anch'io questa petizione. Tutto questo è stato fatto anche dai miei consiglieri, cioè, tutto bene, abbiamo cominciato, continuiamolo, anche se non sempre è stato apprezzato e così via. Però rendiamoci conto che la battaglia è molto importante, avere degli uomini nelle posizioni che contano. Oggi cominciamo ad averne uno, perché la battaglia si può combattere forse più efficacemente anche a livello internazionale. Se noi avremo una forza, magari dopo l'europea, cioè una forza politica italiana e anche europea, che può per esempio andare a parlare, signore ambasciatore, io li vedo, parlo con loro e sono da 5 anni, probabilmente la stampa non è dato notizia, io da 5 anni sono l'unica autorità istituzionale italiana nella Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, sono nel bureau, non hanno ritenuto di dar notizia ai cittadini torinesi, no? E quindi ho avuto occasione, l'ho fatto molto volentieri, di aprire un dibattito, un dialogo con tutte queste autorità diplomatiche. Sono tutti molto sensibili alle posizioni di un paese come l'Italia, perché l'Italia è un paese fondatore dell'Unione Europea, perché l'Italia è una realtà economica anche in questi paesi molto importanti. E se ci fosse finalmente nella storia del paese un ministro degli esteri che non fosse proprio, diciamo così, una pezza di sacrestano, un'allusione all'attuale veramente casuale, e che andasse a dire, magari quando c'è un governo, una forza europea, e andasse chiunque, e andasse a dire a questi signori, guardate che è ora di finirla di finanziare le moschee da noi, perché noi, alla prossima volta che voi accennate a questo fatto, noi veniamo là con i nostri muratori e vi costruiamo con i paracadutisti, e vi costruiamo una cattedrale cattolica o cristiana protestante, perché il principio di reciprocità, il principio fondante del diritto internazionale, basta avere il coraggio, può essere determinata, aveva ragione Rina Fallaci. Il problema dell'Occidente è il coraggio, che l'Occidente è civilizzato, ha ragione a dire che dovrebbe esserci naturalmente una sostanza religiosa, non questo abbandono, questo nichilismo, questo menefreghismo. Non occorre essere dei bigotti, ma essere convinti. Noi rappresentiamo una civiltà, non ci vengono a rompere i coglioni a casa nostra. Poi da loro è un altro discorso, l'intrusione nei fatti loro, su cui si può discutere all'infinito, ma a casa nostra, e non vengono a fare a costruire e finanziare una moschea, un centro islamico, tra l'altro con 1000 irregolarità,
dove non sappiamo cosa fanno, chi reclutano. Beh, io li ho visti uscire, una volta eravamo andati di domenica, io li ho sempre voluti a Milano e ne inventavamo una alla volta. E un giorno avevamo quelle belle bandiere vandeane col cuore crociato e io, così che non sono mai stato, diciamo, per le iniziative troppo eccessive, dico andiamo a piazzare su Viale Jenner. Non immaginavo quello che c'era probabilmente una mega riunione, non immaginavo che cosa sarebbe uscito da quella. Però ho visto la faccia dei poveri funzionari della Digos che erano tutti allo stadio e che qualcuno li ha avvisati, sono arrivati allarmatissimi. Beh, i Viale Jenner ce n'è ormai uno per regione e si sono moltiplicati, nonostante il lavoro che qui dobbiamo sottolineare, carabinieri, polizia, che fanno le indagini, eccetera. All'inizio non erano neanche quelli che mi facevano i corsi per imparare l'arabo, per intercettare, no, e poi via via, via via. Bisogna combattere, si è detto, e noi vogliamo combattere, ma per fare questo abbiamo bisogno che voi, la società, non vi sto chiedendo il voto, che è molto relativo, vi sto chiedendo l'impegno, perché riunioni come queste dobbiamo moltiplicarle, dobbiamo fare un'azione di informazione e di formazione, spiegando che questo è un gravissimo pericolo, che questi imbecilli, questo qua, questo scemo della Sharia, dell'elogio della Sharia, hanno lasciato, mica da solo, ma insieme ad altri, hanno lasciato crescere e radicarsi nelle nostre città delle isole impenetrabili. Io vivo per 3 giorni alla settimana a Bruxelles, dove siamo a Strasburgo, e vi posso assicurare che nei quartieri da cui sono usciti quelli che hanno fatto le sparatorie, la polizia belga, anche oggi, non entra volentieri, perché c'è un qualcosa tipo quello di Casamonica, ma non con questi badola di Casamonica, no, con gente preparata e super armata. E l'Europa è così, Parigi è la stessa cosa, Colonia è la stessa cosa. Beh, però Colonia quegli stupri di massa, molto censurati dalla stampa benevola e imbavagliata dalla signora Merkel, hanno svegliato gli amici tedeschi. La Germania sta cambiando, l'Austria aveva già cambiato, l'Europa sta cambiando, ci dobbiamo svegliare anche noi. Noi che siamo gli eredi di un modo di pensare, di una civiltà giuridica, io apprezzo molto quello che è stato detto, soprattutto l'impostazione dell'amico Manocchia, che non a caso viene dalla scuola della grande Oriana Fallaci. Pensate, qualche anno fa, per aver con gli amici fiammiglio, dovevamo celebrare un anniversario della Fallaci, ci hanno messo in gattabuia, in 250, e c'erano questi ragazzi e queste ragazze fiamminghe, no, che ridevano, che abbracciavano i poliziotti, che quando ci hanno buttato in quelle bruttissime celle, perché il Ministero delle Grazie e Giustizia ha 3 piani sotterranei di celle, quando ci hanno buttati lì, ridevano e scherzavano, e quando io sono stato uno dei primi a essere liberato, naturalmente, essendo parlamentare, qualcosa si è mosso, e gridavano in italiano libertà, libertà, uno dei più bei giorni della mia vita, perché i giorni belli sono quelli in cui combatti, e sai che la cosa è utile, perché solo chi combatte vince, e non vincere. Grazie Mario Borghezio. La volta di Carlo Maria Manetti. Mentre si prepara Carlo Maria Manetti, invito, ho visto in sala, l'amico carissimo, Damiano Cosimo Cartellino, per un saluto. Può venire a fare un saluto? Vieni Damiano, vieni. Saluto tutti voi, ringrazio l'amico Mannocchia che da anni ci seguiamo sulle pagine del web, ringrazio questo ragazzo qui che ci ha mostrato il suo video favoloso, Luca, complimenti, Luca Donatelli, giusto? Ringrazio l'onorevole Borghezio,
ringrazio l'altro onorevole, ringrazio tutti, insomma, anche l'ultimo signore. E volevo intanto portare a voi tutti anche il saluto di una mia carissima amica e anche amica di Armando, che mi ha detto di dirvi fuori l'Islam deve uscire dall'Italia a tutti i costi, ne abbiamo le scatole piene. Posso immaginare chi è? Dillo, Marina Sandri, sì, è la vicepresidente delle chiese evangeliche, quindi io ho un'associazione di cui lei fa parte, della mia associazione, che combattiamo l'Islam, combattiamo con tutte le nostre forze questi sindaci corrotti che appoggiano l'Islam, appoggiano le moschee, le costruzioni delle moschee. Io direi di dire basta. Sono stato un grande amico di Gianluca Bonanno, collega dell'onorevole Borghezio della Lega. Mi prendo ogni responsabilità nel dirvi che con le sue battaglie l'hanno ammazzato, non è stato un incidente. Questo è un mio pensiero, me ne assumo ogni responsabilità di questo. Comunque, in ogni caso, noi dobbiamo pensare una sola cosa, l'Islam non è mai stata una religione, non è neanche un'associazione, perché se fosse un'associazione sarebbe un'associazione per delinquere. È giusto, onorevole Borghezio? Quello che ha detto lei lo dico io, domani mattina mi chiamo in procura. Sì, no, va bene, non importa, anche Marrettino pure. Finché io dico questo, non me ne importa, io sono un cattolico, credente, cristiano, un mancato sacerdote, ho preferito sposare una donna anziché prendere voti. Quindi di conseguenza possono fare quello che vogliono, per conto mio. Quando si dice la verità, è verità e basta, non, ne abbiamo le scatole piene di questi masochisti, perché sono dei masochisti che usano la donna e poi la buttano via, è un oggetto per loro, e questo deve finire. Noi non accettiamo con la nostra cultura che la donna venga usata come un oggetto. La donna è la nostra madre, la nostra amante, la nostra amica, è il nostro pilastro della società, per conto mio. Quindi di conseguenza basta con i musulmani, basta con l'Islam. Chiudo. Io chiudo perché il dottor Mannocchia mi dà fretta, altrimenti avrei tantissime cose, altre cose da dire. Ringrazio tutti, grazie. E saluto anche Alan. Sarebbero ulteriori anni di galera. Di galera. Più anni e più anni di galera ci danno. Grazie. Grazie Daniele Casino Cantolino. Mentre si prepara Carlo Manetti, due minuti la parola a Otello Belli, perché ci deve salutare, perché deve andare via. È un caro amico che ha delle cose interessanti da dire, le dice in esattamente due minuti. Buonasera a tutti e grazie di essere qui, perché ho partecipato a parecchi incontri sull'argomento ed è la prima volta, devo dire, che finalmente vedo tanta gente, perché purtroppo l'Islam è un argomento tabù. Si fa difficoltà a trovare sala, si fa difficoltà a trovare chi ti aiuta, se non sei legato a un partito, se non sei legato a qualcosa. Sono anni, ad esempio, che cerchiamo un contatto con l'amministrazione comunale di Torino, l'unica risposta che ho avuto dall'assessore giunta è che con noi non parla perché siamo contro una cosa che deve essere approvata. Comunque, la mia riflessione era molto semplice e concisa. La mia esperienza personale di questi anni di lotta contro l'Islam mi ha dato una consapevolezza, ed è quella che c'è la mancanza di percezione del problema. Purtroppo le persone non hanno la percezione, la massa non ha la percezione di quello che è il pericolo islamico, di quello che è il pericolo dell'islamizzazione. 20 anni fa, 25 anni fa, l'Islam non se ne sentiva parlare, nessuno si sognava di parlare di imam, di moschee, non si trattava l'argomento, 25 anni fa.
oggi siamo qui per raccogliere le firme per le moschee. Ci hanno tolto i simboli religiosi dalle scuole, cambiano i menu, c'è il marchio Halal Italy, che inviterei tutti ad andare a verificare e approfondire la questione. Ci sono parlamentari musulmani, ci sono gente che nei partiti musulmani, sono stato alle riunioni della Costituente Islamica, c'è il progetto di creare un partito islamico, questo è il nostro futuro. E contrariamente a quello che ha detto l'onorevole Borghezio, mi dispiace, su questo non mi trovo d'accordo, io non sono d'accordo sul principio di reciprocità. Non baratto, io sono ateo, comunque non è un discorso di difesa delle religioni, non baratto delle chiese dove comunque si sa cosa si predica, con delle moschee dove non si sa cosa si predica. No, non ha capito quello che ho detto, io mi sono espresso male. Io dico che bisogna minacciare. Sì, no, questo l'ho capito, però quando parlava di reciprocità, che mettiamo una chiesa... ho capito male, chiedo scusa. In base al principio di reciprocità, loro devono spiegare come mai la loro norma interna non... E questo ci dà diritto, reciprocamente, di dire che non vogliamo moschee. Chiedo scusa, sono talmente preso contro che ho capito male. Chiedo scusa. Comunque, il mio impegno e il mio invito è quello a informare, parlare con le persone, acculturarsi prima, sapere di cosa si parla e mai litigare, mai alzare la voce, mai imporsi, perché tanto con chi difende l'Islam è quasi un parlare contro un muro, cioè ti rimbalzano tutto, quindi affrontare bene gli argomenti, sapere di cosa si parla, approfondirli e smettere con fatti, non con idee e basta. Ok, grazie di avermi ascoltato. Grazie a te, veramente di cuore. E la volta, stavolta davvero, tocca a lui, Carlo Maria Vanetti. Con la dita raccomandazione, siccome lui parla la lingua italiana, io gli chiedo cortesemente di parlare in italiano. Facci capire quello che tu dici. Signore e signori, buonasera. Va bene, e ci siamo fatti il primo numero. Cominciamo bene. Allora, a me tocca chiudere il discorso. Non è vero che chiudiamo qui. Salvo ovviamente un minimo poi di dibattito. Permettetemi di sintetizzare quello che a spizzichi e bocconi è uscito da un pochettino tutte le relazioni. Cioè, l'Islam non è una religione, o per essere più precisi, è una religione atea. Perché non è stato detto un motivo. Perché l'Islam nega la possibilità di parlare di Dio. Nell'Islam non si può parlare di Dio, è l'unica religione al mondo che vieta espressamente la teologia, cioè il ragionamento su Dio. Per l'Islam Dio è una parete nera, per l'Islam Dio è unicamente, si manifesta unicamente con la sua volontà e il suo comando. Tant'è vero che il Corano, che è un insieme di prescrizioni, che dà alcuni aggettivi a Dio, ma sono assolutamente accessori e collaterali, non ci dicono nulla di Dio. Un insieme di prescrizioni non è altro che Quran in arabo è recitazione, è la ripetizione, la recitazione fatta da Maometto del Kitab. Kitab in arabo vuol dire libro, libro per eccellenza, che è coeterno con Dio. Quindi il Kitab, il testo del Corano, perché Dio pensa in arabo, no? Pensate il livello, qui è già il livello anche razionale. Ah, pardon, l'Islam impedisce la ragione, l'utilizzo della ragione è assolutamente vietato su ogni argomento, perché l'uso della ragione è atto di presunzione, contrario all'Islam. Islam significa sottomissione e l'Islam divide il mondo
in due grandi aree geografiche. Dar al-Harb, la casa della guerra, e Dar al-Islam, la casa della sottomissione. Dove comanda l'Islam c'è la sottomissione, dove non comanda l'Islam c'è la guerra. E attenzione, spiega che non è lecito a nessun musulmano concludere un trattato di pace definitivo con gli infedeli. Può concludere delle tregue momentanee con l'obbligo etico di romperle non appena questo sia utile al musulmano contro gli infedeli. E questa è la cultura. L'Islam è l'unica religione al mondo che vede nella menzogna un valore morale positivo. Si è accennato al concetto di takia. La takia non è solo un diritto. Il musulmano non ha solo il diritto di negare la propria fede, di negare i propri contenuti, di negare tutto quello che il profeta ha detto, ma in certi casi ha il dovere di farlo. E quando ha il dovere di farlo? Quando questo gli serve a ingannare gli infedeli. Perché ogni volta che un musulmano bidona un infedele, compie un atto religioso, perché fa un utile per l'Islam e quindi aiuta l'Islam a ridurre l'infedeltà. Attenzione, per quale ragione Allah che è onnipotente? Attenzione, nell'Islam non c'è il concetto di creazione. Dicono gli esegeti del Corano che se Dio si addormentasse per un solo istante, non tutto non esisterebbe più, ma tutto non sarebbe mai esistito ex ante. Perché? Perché solo Dio esiste e nient'altro che può esistere. Quindi tutto è mantenuto nell'esistenza da un continuo miracolo di Dio. Ora, per quale ragione Dio continua a fare un miracolo e a mantenere nell'esistenza gli infedeli? Semplice. Per permettere al buon musulmano di sterminarli e di convertirli con la forza. Perché, attenzione, per l'Islam il metodo più nobile di conversione è la violenza. È vero che in alcune zone dell'Africa, la Tanzania o altre zone, o alcune zone dell'estremo oriente asiatico, l'Islam si è anche diffuso per predicazione. Ma la predicazione è considerata un metodo infimo, un metodo da cristiani senza spina dorsale. La violenza è il momento esaltante della predicazione. E vi do la prova storica. Quando Benedetto XVI a Ratisbona ha chiesto ai musulmani di dichiarare lo jihad minore, ovviamente nella accezione della lotta per dell'uso della violenza fino al proselitismo, parentesi, lo jihad minore non è la guerra santa, ma è l'uso della violenza assolutamente anarchico fatto da ciascun musulmano per, recita il Corano, reprimere il male e favorire il bene. Per l'Islam non esistono norme per i musulmani e norme per il resto dell'umanità, ma tutta l'umanità, visto che nasce islamica, il bambino quando viene concepito è già musulmano, quindi chiunque non sia musulmano è già di per sé un apostata e come tale è già rio di morte. Quindi è di ogni evidenza che se questo non viene fatto è perché non è ancora il momento giusto. Ve li ricordate i nostri intellettuali di sinistra quando parlavano di terroristi come i compagni che sbagliano? Ecco, per i musulmani i terroristi sono i compagni che sbagliano e sbagliano la stessa cosa, il momento, non l'azione. Perché per gli uni come per gli altri il crimine terroristico è parte integrante della loro ideologia. E non per niente, attenzione, la quasi totalità dei convertiti, diciamo dal mondo cristiano all'Islam, vengono dall'estrema sinistra e dal marxismo. Perché? Perché esiste una connessione rigidissima fra l'illuminismo anticlericale e antireligioso e l'Islam. Perché l'Islam ha una mentalità materialistica, sociale e collettiva, non ha nessuna considerazione dell'individuo, della sua dimensione spirituale, della sua dimensione personale e della sua ragione, esattamente come l'illuminismo.
che distrugge la ragione, leggetevi la critica della ragione pura di Kant, no? Dove dice che l'uomo non può conoscere niente, e quindi si trova un filo di continuità tra la distruzione delle radici cristiane occidentali e l'Islam. Dall'illuminismo, come giustamente è stato detto, sono derivati il marxismo, sono derivati il nazionalsocialismo. Attenzione, soprattutto nella concezione, non tanto nella concezione paramarxista, quanto nella concezione razzista del nazismo. I testi base sono il mito del XX secolo di Rosenberg, che trovate, e sul razzismo sono due testi, il primo di un liberale francese, Saggio sulla disuguaglianza delle razze umane di Gobineau, e il secondo di un inglese convertito al nazionalismo tedesco, che è Chamberlain, ed è il fondamento del XIX secolo. Quindi esiste una continuità fra l'illuminismo irrazionalista, fra la rinuncia alla ragione e l'Islam. Ecco perché quelle stesse forze che hanno sostenuto il marxismo prima, l'irrazionalismo poi, sono le stesse che sostengono l'Islam. E anche all'interno della Chiesa Cattolica, il modernismo, che è la prostituzione al mondo e all'illuminismo, è ovviamente rigidamente filo islamico. Vi ringrazio e rimando a vostra disposizione per aiutare il mondo. Ricominciamo da capo, non è ancora terminato, dopo vi do la parola a chi la chiede. Silvana De Maravis. Mi scuso, volevo dire due cose, anche perché ho fatto un intervento sul motivo per cui noi stiamo cedendo, ma visto che non sono state dette, sono due punti importanti. E riguarda la legge. Nel 1974 la Comunità Europea ha firmato dei trattati col mondo arabo. Se cercate banalmente su Wikipedia la parola Eurabia, arrivate a tutta la faccenda, ve lo riassumo. Era stata scatenata la guerra del Kippur e Israele è venuto a essere distrutta. Israele è riuscito a non farsi distruggere e a contrattaccare. Allora i paesi produttori di petrolio hanno alzato enormemente il costo del petrolio e fin qua ci sta. E pur di avere il petrolio, la Comunità Europea ha firmato trattati i quali dichiarano che tra gli scopi della Comunità Europea c'è l'islamizzazione dell'Europa attraverso l'immigrazione e la modificazione delle linee culturali. Sono trattati ufficiali. Li trovate nel libro di Betty Ayol, Eurabia, e nel libro di Oriana Fallaci, La forza della ragione. Quindi noi abbiamo dei trattati ufficiali. Sicuramente questi funzionari sono stati corrotti col denaro, a meno che non fossero veramente stupidi. Ma noi abbiamo delle linee di islamizzazione tra i trattati della Comunità Europea. Per quale motivo è stato fatto questo? Forse per corruzione? In realtà nella speranza di riuscire a creare un asse europeo-arabo, Eurabia, con la Francia che voleva contrastare gli Stati Uniti. Per inciso, il fatto che lì sia un bisogno del petrolio, scusate, ma è irrilevante. Quando c'è una trattativa tra chi vende e chi compra, il coltello dalla parte del manico ce l'ha chi compra. Se il venditore di petrolio ha fatto un cartello, bastava fare un cartello tra gli acquirenti del petrolio. Non era così difficile. Seconda cosa, non lo sa nessuno. Cos'è successo il 5 agosto 1990? E perché non lo sappiamo? Lui probabilmente era ancora aspirante al spermatozoo in quel periodo. Ma noi speravamo in pista, lui bravissimo. Noi speravamo in pista. Che diavolo abbiamo fatto il 5 agosto? Boh, probabilmente eravamo al mare, ma chi se ne è accorto? Il 5 agosto 1990. 11 anni prima, l'11 settembre, più di un quarto di secolo fa, al Cairo, i ministri degli esteri delle 54 nazioni islamiche hanno firmato la carta della libertà dell'uomo islamico di seguire la Umma. Cosa caspita la Umma? È l'insieme dei precetti, vuol dire la Sharia. Quindi 54 nazioni, incluse nazioni molto carine, molto laiche, molto moderate. Noi andiamo a vedere questi bellissimi articoli, che sono: è assolutamente vietato uccidere un essere umano, virgola, salvo i casi previsti dalla Umma, ops. È assolutamente vietato mutilare un essere umano, virgola, salvo i casi previsti dalla Umma. Ed è partita anche la mano destra del lago. In questi articoli c'è la condanna per apostasia. Quindi
non è possibile andarsene dall'Islam. Sei islamico per sempre. E c'è la condanna per blastemia. La signora Asia Bibi, tutti gli altri, padre nostro che sei nei cieli, è blasfemia, perché noi siamo servi di Dio, non sui figli. Noi cosa stavamo facendo il 5 agosto 1990? La comunità europea e soprattutto l'ONU, questa roba l'hanno avallata. L'ONU non ha mai detto non va bene. Di conseguenza, noi seguiamo la dichiarazione di dell'ONU e ci dicono che siamo dei criminali perché non abbiamo concesso il matrimonio agli omosessuali. In Iran, dove li impiccano, o nel quello, tira giù da questo piano, va benissimo perché loro seguono la Sharia. Quindi attenzione, in questo momento noi abbiamo il cristianesimo che non può assolutamente entrare nelle costituzioni dei stati laici e l'Islam che entra pesantemente. Questa roba l'ONU l'ha praticamente riconosciuta. Quindi noi abbiamo due fondamentali legislazioni, due fondamentali trattati. Il Trattato Europeo del 1974, grazie al quale l'Europa è diventata anticristiana, antiamericana, antisraeliana e ferocemente filo islamica e filo palestinese. Io ai palestinesi non gli ho mai tolto un capello, non siamo nemmeno confinanti. Loro sono venuti sul mio territorio, mi hanno fatto due atti di terrorismo a Fiumicino per un totale di 48 morti, la sinagoga di Roma, l'Achille Lauro e 80 morti a Bologna, magari non mi sono molto simpatici. In tutto questo vediamo. E poi 5 agosto, praticamente l'ONU ha riconosciuto la Sharia. Mentre noi stavamo tutti a guardarci l'uno con l'altro e nessuno se ne accorge. Grazie. Allora, io direi che le relazioni finiscono qui. Da questo momento in poi, per chi vuole rimanere, facciamo delle domande con dei brevissimi interventi. Chiunque vuole intervenire ha la